Buonasera amici di Storia del Calcio Spagnolo, benvenuti di nuovo nel vostro canale favorito. Oggi parliamo della Liga, come tutti sapete venerdì inizierà il campionato spagnolo e quindi oggi con Filippo parleremo della nuova Liga stagione 2022-2023. Buonasera Filippo, ciao, come stai? Ciao Iuri, tutto bene? Qua giù. Tra una settimana inizia la Liga, ma siamo ancora in piena estate. È stranissimo questo Sì, inizio così. questo calendario con il mondiale a novembre è una sorpresa. Sì, Staremo a sì, sì. vedere come le squadre lo affronteranno. Sì, però comunque sono contento che inizia già il campionato. Dai, che già ci mancava. Sì, perché le amichevoli estive sono belle fino a un certo punto. Sì. Una Liga piena di novità che, come abbiamo detto, inizierà venerdì. Questa è la prima giornata. Venerdì si inizia subito alle 9 di sera con Osasuna-Sevilla. Poi il turno del sabato vedrà impegnati Celta Vigo contro Espanyol, Valladolid-Villarreal, Barcellona-Rayo Vallecano al Camp Nou ore 21. Poi si inizia il turno di domenica con la prima partita della domenica Cadiz-Real Sociedad. Sì, poi dopo c'era l'esordio di Gattuso con Valencia Girona, Almeria Real Madrid, vediamo se Ancelotti continuerà a mantenere il trono, poi Athletic Bilbao Mallorca, e Getafe Atletico Madrid e Betis Elche. Sì, lo spezzatino che si parte venerdì si chiuderà lunedì, ormai una prassi consueta della Liga, questo spezzatino, ormai Sì. ci abbiamo fatto il callo, non solo nella Liga, ma un po' in tutti i campionati. E poi c'è l'unica partita, non so se c'è, cioè, comunque delle grandi alle 10 di sera, Almeria-Real Madrid. Non so se ti ricordi l'anno scorso che gli chiesero a Ancelotti cosa ne pensava delle partite alle 10 di sera. Come italiano lui disse, io alle 10 di sera vado a dormire, non potete mettermi a quest'ora le partite. Sì, però c'è anche da dire che ad Almeria, in piena Andalusia, alle 10 di sera farà un caldo boia. sicuramente. È logico giocare alle 5 e mezzo a Bilbao, dove magari fa anche Sì. fresco, magari ci può stare anche che faccia anche qualche pioggia. Sì. Però ecco, giocare a Sevilla, Almeria o Cadiz, Granada, dove... Sì. ad agosto è abbastanza tragico. Mi Sì. ricordo in una capatina a Granada nel 2010, a Ferragosto erano 45 gradi il giorno No. alle 3 del pomeriggio. Cioè. Invece io l'anno Sì. scorso andai a Bilbao. E andai così a metà agosto pensando di vacanze estive, tranquillo, scarpe aperte e tutto, 5 giorni, 5 giorni di pioggia. Quindi sì, può essere che Athletic Mallorca pioverà, vediamo. Abbiamo detto Almeria che sarà la prima avversaria del Real Madrid, qua neopromossa, squadra allenata da Rubi. Qua abbiamo subito una bomba di mercato perché il giocatore chiave dell'Almeria, l'attaccante ingegnere Sadiq, è sul punto di partenza. È stata annunciata una probabile vendita, non si sa a chi, però ecco, l'Almeria perderà la sua punta, è già stata ufficializzata la partenza. Ecco. Come vedi questo Almeria senza Sadiq? Allora, senti, l'Almeria ha fatto molti acquisti, anche se ho visto che quasi tutti sono molti giovani che devono confermarsi, giovani di bellissime speranze, però vediamo se riusciranno a mantenere le promesse, soprattutto in un campionato come la Liga. Però sì, perdono Sadiq che comunque grazie ai suoi gol sono riusciti a salire in Primera División, quindi sarà complicato senza di lui. E ieri ho letto, no, cioè oggi leggevo che lo vorrebbero sostituire con Mariano. A me mi sembra molto strano perché proprio leggevo qualche giorno fa che Mariano non vuole perdere il suo stipendio, che ora non mi ricordo, che è abbastanza alto e l'Almeria sicuramente non potrebbe coprirglielo. Anche se l'Almeria è la proprietà araba, ovviamente non si può permettere stipendi al Real Madrid, però magari si può permettere di investire qualcosa sul mercato. Come hai detto tu, sono arrivati molti giocatori giovani, fra cui qualcuno abbastanza promettente, come il difensore Caiki del Santos, che ne parlano tanto bene, anche se è un 2004, quindi sarà da vedere il suo inserimento in squadra. È stato riscattato
scattato posto dal Siviglia, terzino destro, 22 anni. Poi abbiamo alcuni giocatori, ecco, di categoria che sono buonissimi per la seconda, però magari un po' meno per la Liga. Ci sarà da vedere, ecco, il salto di gente come Ramazzani, esterno del Belgio, che ha 20 anni, Robertone, argentino, mezza punta. Bisognerà vedere, ecco, il loro rendimento anche nella Liga. Quindi un punto interrogativo questa squadra, soprattutto dopo la partenza di Salih. Soprattutto sì, senza la punta. È vero che l'anno scorso Portillo e Ramazzani fecero gli altri due esterni d'attacco molto bene, però una cosa è giocare in seconda, l'altra è arrivare in prima divisione. Boh, vedremo, si scoprirà. Sì. Passiamo all'Atletico Madrid. Atletico Madrid è sempre in mano al Cholo. Qualche novità come l'arrivo di Witsel e il ritorno di Saúl e Morata alla fine prestito. Bisognerà capire, ecco, quest'anno come imposterà la squadra. Diciamo il precampionato non è andato malvagio, anche ieri la vittoria sulla Juventus in goleada. Però sai, il calcio d'agosto, come abbiamo detto prima, può dire poco. Però secondo te Morata rimarrà? Perché certo, un buon tridente, Griezmann, Joao Felix, Morata, non sarebbe male. Certo, fa tempo che sono Allora, la presi. verità è che potrebbe essere che rimane, perché in queste amichevoli il Ciolo ha creduto in lui, l'ha fatto giocare abbastanza, quindi poi comunque non stanno spendendo troppo e non hanno grandissime offerte, quindi probabilmente forse resta. E comunque è un attaccante differente da tutti gli altri attaccanti che hanno, perché l'Atletico Madrid, sì, c'è Acuña, che è un po' più una prima punta, però poi sono tutte seconde punte e di corpo nessuna riesce a tenere la palla come può essere Morata. Quindi sì, secondo me potrebbe rimanere, poi dobbiamo vedere se gioca. Non so se hai notato che in tutte queste amichevoli Witsel l'ha messo in difesa. Sì, ho notato, infatti potrebbe essere una cosa sensata dal punto di vista di provare a uscire con la palla da dietro, cioè Vince c'è anche un buon lancio, quindi potrebbe essere anche un'opzione, visto che la difesa dell'Atletico è, diciamo, scarna. Ovviamente non so a livello di come contundenza, perché Savic, ovviamente, e Jimenez per me sono difensore, Sì. ecco, dal punto di vista dei contrasti sui colpi di testa. Quindi, però, peggio dell'anno scorso la difesa dell'Atletico Madrid non potrà fare, perché visto che l'anno scorso fu abbastanza il tallone d'Achille della squadra. E poi, ecco, l'arrivo di Molina, finalmente si copre il ruolo di terzino destro dopo la partenza di Trippier, e soprattutto non vedremo più, o quantomeno vedremo di meno, Marcos Llorente impegnato sulla fascia, che è uno Sì. spreco, visto che lui rende più quando deve fare le incursioni offensive. Effettivamente, finalmente hanno il terzino destro, che poi c'è anche lì il dubbio se giocheranno col 3-5-2 o il 4-4-2, perché ha fatto le ultime amiche, ha fatto il 4-4-2, però ieri ha messo il 3-5-2, che sarebbe 3-4-2-1 forse potremmo dire. Però è vero che Molina anche all'Udinese ha sempre giocato come più esterno nei 5. Però molto interessante la fascia destra con Molina e Llorente insieme, sarà molto interessante vederli giocare insieme. Passiamo poi all'Athletic Club de Bilbao, che ha un nuovo allenatore. È tornato Ernesto Valverde al posto di Marcelino. Teoricamente la squadra è rimasta, non teoricamente, praticamente è rimasta la stessa. Staremo a vedere un po' le sorti di Nico Martinez, che su lui c'era un presunto interessamento del Barcellona, anche se secondo me No. non se ne farà nulla, non so, non credo, anche perché Nico Martinez spesso si infortuna, e adesso con l'arrivo di Koundé e Christensen, secondo me il Barcellona è più che coperto nel zona centrale, quindi secondo me rimarrà alla fine dell'Atletico Bilbao. E per il resto, ecco, qualche novità in amichevole, non più il classico 4-4-2 rigido. Si è visto qualche novità, tipo un 4-3-3 con Iñaki Williams magari
sugli esterni, la posizione di Sunset un pochino più arretrata, più da mezza punta, quindi ci sono delle piccole novità, però non so, ecco, quanto potrà far di più di Marcelino Valverde. Sì, Tu più che ne che altro pensi? è come hai detto te, non ho cambiato nessuno, sono sempre i soliti. Volevano prendere dall'Osasuna Moncayola e David Garcia, ma non ce l'ha fatto. Al momento non è arrivato nessuno. Hanno preso solamente Guruseta, che però in seconda giocò abbastanza bene, però no, non è niente al momento, è tutto da scoprire. E boh, speriamo. C'è da sperare sempre che Iñaki Williams inizi a segnare di più e anche che Nico Williams crescendo possa diventare sempre più una conferma sulla fascia destra e non un punto, e non un incostante. Sì, poi vediamo un po' se magari si sblocca anche via libre il trombettista. Anche lui Sì. è stato provato come prima punta, anche perché se no c'è solo Raúl García come prima Sì. punta. Poi Quindi gioca probabilmente. sempre, eh? Viene sempre messo tra i panchinari, poi gioca sempre, diventa quello che fa sempre più gol. Eterno. Eterno, sì. Dove c'hanno i giocatori eterni? A Duris, ora c'hanno Raul Garcia. Vediamo chi sarà quello dopo. E qua troviamo il Barcellona, una squadra piena di novità, a partire dall'attacco dove è arrivato Lewandowski, la perla e diamante del mercato blaugrana, ma non solo Lewandowski, perché è arrivato Rafinha, Christensen, Koundé, Kessié, adesso probabilmente arriverà anche Marcos Alonso, si parla di accordo fatto fra club e giocatore, rimane solo da vedere gli accordi fra Barcellona e Chelsea, quindi un mercato ricco di novità. E ecco, Xavi a questo punto c'ha finalmente una squadra costruita a sua misura, soprattutto anche per il rinnovo di Dembélé, che è stato spinto proprio da Xavi. Quindi diciamo si mettono sullo stesso piano, almeno in teoria, del Real Madrid. Sì, secondo me, anzi, secondo me potrebbero anche, cioè, se dovessi dire adesso chi vince lo scudetto tra Barcellona e Real Madrid, io direi Barcellona. E poi forse per tutti gli acquisti, l'emozione dei nuovi acquisti, però mi piace questo Barcellona. Ho visto anche le varie amichevoli e mi è piaciuto molto. Ora vediamo un po', ci sarà. Io sinceramente avrei preso un altro terzino destro, invece vedo che sposterà probabilmente uno tra Araujo e Koundé sulla fascia destra, perché comunque Dest non Sì, è. ieri ha giocato, è tornato, perché è rientrato dall'infortunio Sergio Roberto, quindi probabilmente ecco, verrà impiegato Sergio Roberto, diciamo, come supplente sulla fascia destra, anche se, come hai detto tu, in partite forse più importanti giocherà lì a Araujo. Sì, in tutti le pre-contro Real Madrid per fermare Vinicius c'è sempre stato Araujo, che è più bravo difensivamente. Forse in partite dove devi più andare più all'attacco, allora ci metti Sergi Roberto lì. Ogni partita deciderà. Comunque, squadra molto, molto interessante. Beh, questo. Soprattutto una novità che per la prima volta in 14 anni Gerard Piqué non è titolare del Barcellona, quindi è Sì. una novità abbastanza importante. E sia per lui che per Busquets, secondo me, questa potrebbe essere l'ultima stagione che Sì. Busquets, credo che l'abbia già annunciato la volontà di andarsene, probabilmente, non so se in MLS. A fine stagione, probabilmente ecco Piqué se quest'anno giocherà poco come si prevede perché Christensen, Koundé, Araujo, Eric Garcia, quindi probabilmente Piqué ecco si dovrà guadagnare il posto. Sì. Proseguiamo, troviamo il Betis Sevilla. Il Betis Sevilla è sempre allenato dal cileno Manuel Pellegrini, una squadra che è rimasta più o meno la stessa, ci sono stati due innesti, Luis Felipe, il centrale che viene dalla Lazio, e l'attaccante Luis Enrique, attaccante brasiliano, un esterno, che viene dal Fluminense. Anche qua
come il Barcellona, non abbiamo parlato della palanca economica, che sono stati gli accordi commerciali, praticamente hanno venduto introiti futuri per poter acquisire cash. Anche il Betis sta valutando una palanca perché al momento non si possono permettere di scrivere questi due nuovi acquisti, quindi dovranno vedere qualcosa con la massa salariale, queste cose. Però ecco, per il momento due acquisti, e per il resto la squadra è rimasta sempre la solita: Borja Iglesias, Swami, Canales, Fekir, e ecco. A me del Betis, e sicuramente, cioè, quello che mi sdubbia è la fascia destra, perché comunque non, adesso c'hanno solamente Sabalì, che poi spesso è infortunato, l'altro è Montoya. Quindi, boh, poi dopo è vero che gli altri sono i soliti, anzi hanno preso anche Luis Felipe dietro, che darà una mano. E c'è questo giovane Luis Enrique, che comunque hanno pagato 8 milioni dal Fluminense, quindi vuol dire che ci credono, anche secondo me no, non so se partirà subito, ma darà una grossa mano in attacco. E poi devono continuare a sperare nei gol di Juanmi, perché l'anno scorso quello che ha fatto più gol è stato lui, e sperare che Borja Iglesias riesca a segnare più del solito. Sì, c'è anche qua le voci di mercato di un probabile ritorno di Héctor Bellerín, per esempio. Faremo a vedere, ecco. Nel frattempo ho letto oggi che Alex Moreno, che era sul punto di partenza, c'era arrivata un'offerta del Nottingham Forest, in realtà ha detto che rimane, e sembrerebbe che l'offerta del Nottingham Forest era tipo la metà di quanto chiedeva il Betis, quindi hanno detto ciao. E quindi rimarrà sul lato destro, sono deboli, però sul lato sinistro con lui, con Alex Moreno e Miranda sono abbastanza coperti. In caso di partenza di Alex Moreno, Miranda è già pronto come probabile titolare. Mi dispiace per Miranda perché secondo me è un affidabile terzino sinistro che dovrebbe giocare molto di più, invece avendo davanti Moreno comunque gioca meno e vediamo. Vabbè, peccato. Io infatti pensavo che alla fine Moreno partisse così da far crescere Miranda, invece no, tutti e due. Io credo che anche il Betis sperava di una sua cessione, o lui o William Carvalho, che erano gli unici due che avevano un po' di mercato, però William Carvalho tutti gli anni deve partire e alla fine rimane sempre. Sì. Rimaniamo in Andalusia, ci spostiamo a Cadiz, nel sud della Spagna, dove troviamo il Cadiz che si è salvato lo scorso anno per il rotto della cuffia, con una rocambolesca, diciamo, fu un suicidio del Granada che non riuscì a battere l'Espagnol in casa e il Cadiz si salvò. Lo scorso anno è arrivato Sergio González, è rimasto, è stato confermato dopo la salvezza, e la squadra più o meno anche in questo caso poche novità, qualche acquisto, per esempio è arrivato Avem Mabil, alla sinistra australiana di origine keniana. E sono stati riconfermati Victor Chus e Fede dal Valladolid. È stato acquistato Zaldúa della Real Sociedad, laterale destro, terzino con molta esperienza, del 92, credo, quindi sono insomma sui 30 anni. Però per il resto, ecco, la squadra è rimasta sempre la stessa, quindi secondo me è una candidata a soffrire fino all'ultima giornata. A Sì. meno che Negredo segni a raffica, ma anche lui inizia a essere su con gli anni, credo vada per i 37, mi sembra, Sì, no? e 85, quindi anche lui. già l'anno scorso era abbastanza fermo comunque. Sì, quindi davanti, ecco, serve a qualcosa, anche se ecco, al momento non è arrivato nessuno. C'è sempre Chucho Lozano, Lucas Perez. Questi sono rimasti, però ecco, manca l'attaccante da 15 gol che secondo me fa salto di qualità all'attacco. Non so. Sì, no, penso come te, vediamo. Zaldúa sicuramente è un ottimo acquisto perché è un terzino destro della Real Sociedad che c'è esperienza e poi sarà interessante vedere questo Mabil che viene dal campionato turco, ma
No, non penso faccia niente di particolare, o almeno no, Sì, anche adesso perché non ho i numeri. sì, lo scorso anno poi passò alla difesa a 5 o a 3, diciamo. Quindi giocando con un 3-5-2 già perdi, se c'hai un'ala già la perdi, nel senso che la dovresti far giocare o seconda punta, in quel caso il ruolo di Lozano o di Lucas Perez, oppure ecco, la dovresti mettere tutta fascia, ma in quel caso lo perdi anche perché sulle fasce adesso con Zaldúa e il Pacho Espino le fasce sono coperte. Quindi alla fine, ecco, se acquisti un'ala offensiva, però giochi col 3-5-2, praticamente non hai risolto il problema. Però diciamo Comunque il questo Cadice è punto. sempre stata una Sì. squadra tosta che fa del fisico la sua arma migliore e quindi sarà sempre difficile vincere contro di loro. Sì, poi il simbolo del Cadice sono Fali e Cala e la coppia centrale, che sono due Sì. energumeni. Poi anche Spino che è un bel bestione sulla fascia Sì, sinistra. poi Pino è un trattore sulla Sì. fascia. Il portiere Ledesma che Qualche alterna buonissime cose, ogni tanto fa qualche paperetta, però diciamo è un buon portiere. Poi c'è Alex Fernandez, quindi insomma, alla fine giocatori ce l'ha. Ovviamente, ecco, manca la qualità, c'è tanta quantità, però manca la qualità. sì. Se a Cadiz hanno cambiato poco, invece a Vigo hanno cambiato tanto. C'è stata una mini rivoluzione in casa Celta Vigo perché sono arrivati un sacco di giocatori, sono partiti tanti altri. Quindi Cudet si trova in mano una squadra quasi nuova di zecca, che però è sempre che ruota sempre attorno a Iago Aspas, la stella. Anche lui hai nominato prima Duriz dell'Atletico e Raul García, però Aspas è eterno veramente. Sì, è la verità. Comunque è vero, il Celta sarà molto interessante vederlo perché è vero, ha perso tre giocatori fortissimi, cioè i tre perni fondamentali come Brais Mendes e poi gli altri a Denis Suarez, anche lui che era una pedina fondamentale nell'attacco, e invece Santimina per problemi extracampo. I soldi li hanno presi solamente alla fine da Brais Mendes fino adesso. Quindi vediamo che succederà, però hanno comprato veramente tanto. Hanno preso da Núñez in difesa, hanno preso Swedberg mi sembrava molto interessante, della Torre dagli Stati Uniti, MLS. E poi adesso è arrivato Paciencia dall'Eintracht Francoforte. Quindi hanno cambiato tanto. E io penso sia una delle squadre più interessanti da tenere d'occhio perché è un grosso punto interrogativo. Sì, io ho dei dubbi un po' sempre sulla difesa, perché è vero che non vedremo più la coppia Araujo-Murillo, quindi è arrivato, come detto, Unai Núñez dell'Atleti, che è arrivato Minguesa Sì, del e Barcellona. anche i portieri l'hanno cambiato, non l'ho Sì, è dimenticato. arrivato Marquesin dal Porto, 34 Sì. anni, ex Lanús. E oggi hanno annunciato anche il Carles Perez dalla Roma, che arriva in prestito per un anno. Quindi ecco, l'attacco. Adesso Iago Aspas a fianco Paciencia, che non è un grosso, il portoghese Paciencia, che non è un grosso bomber, e però con Carles Perez, Paciencia, poi vediamo anche se alcuni giocatori potranno fare salto di qualità, come Cervi per esempio, lo scorso anno Benino, ma niente di che. Poi in mezzo al campo è arrivato Oscar Rodriguez, anche lui in cerca di rivincite dopo che dal Leganés era passato a Siviglia, però a Siviglia non aveva mai trovato spazio. E quindi staremo a vedere tante novità, come hai detto E poi tu. comunque hanno preso secondo me interessante Lobete che Lobete è stato poi ceduto in prestito a una squadra olandese, adesso mi sfugge il nome, ah, però vabbè, mi sembra è già debuttato ieri, mi sembra. ok, È allora stato rigirato. niente Sì, Lobete veniva dalla Real Sociedad, attaccante. sì. Che lo scorso anno aveva giocato qualche spezzone nella riga, incluso aveva fatto un paio di gol.
però l'hanno girato in prestito subito a una squadra olandese del campionato olandese. Sì, ci sono alcuni giovani, come hai detto tu, Svedberg è un 2004, diciamo è tutto da scoprire. C'hanno un buon settore giovanile, il Celta, per esempio c'è un tal Gabriel Veiga che è un 2002, che quest'anno ha già fatto il precampionato con la prima squadra, è una mezza punta, l'anno scorso ha segnato 9 reti, potrebbe, ecco, ha rinnovato fino al 2026, potrebbe essere quest'anno l'annata in cui trovi minuti in prima squadra, quindi magari un giocatore con proiezione futura. Chiudiamo con il Celta, passiamo all'Elche. L'Elche che lo scorso anno si è salvato abbastanza bene, soprattutto dopo l'arrivo di Francisco, il tecnico che ha subentrato in corsa a Escrivá. E ecco, anche l'Elche non ha fatto grossi acquisti finora. Un arrivo abbastanza interessante che è la punta Roger Martí dal Levante, che andrà a fiancare Lucas Boyer. Sì. Quindi un buon innesto, soprattutto se continuerà a giocare col 4-4-2, quindi servirà una punta da affiancare a Boyer. E secondo me è con un acquisto più che sensato quello di Marti, che ha esperienza da vendere nella Liga. Poi hanno preso anche, secondo me, un ottimo acquisto perché secondo me è molto forte Clerc, anche lui da Levante, che va a coprire la fascia sinistra con Mojica, e non so se, come si pronuncia, beh, come, Sì, il colombiano, sì, sì. formeranno secondo me un buon tandem a sinistra. Però, boh, vedi, comunque sì, non hanno venduto quasi nessuno, ma tengono i soliti, quindi secondo me potranno salvarsi anche quest'anno. Sì, hanno riscattato poi Ponce, l'argentino Ponce che ce Sì. l'avevano la scorsa stagione dallo Spartan Mosca. Ci sono sempre Mascarell, Pere Emilia, Fidel. Quindi c'è ancora Pastore, non so se lo vedremo in campo molto. Lo scorso anno giocò appena 13 gare, quasi tutte spezzoni. Ovviamente è tormentato dagli infortuni, ormai l'età è quella che è. Però ecco, Lecce secondo me, oddio, sbilanciarmi che si salvi con tranquillità, non mi voglio sbilanciare, però sarà lì, secondo me non è una squadra materasso, quindi secondo me c'ha le possibilità, ecco, tutto dipende, ecco, se magari prima della fine del mercato arrivi qualcun altro e soprattutto ecco se poi continui a segnare con regolarità, se poi ecco, i gol arrivano anche da Tete Morente, da Miglia e con Martí, Roger Martí, quindi secondo me ecco, se trovano la maniera di andare in rete con regolarità, secondo me non dovrebbe avere problemi. Ho dei dubbi, ecco, solamente un po' in difesa, secondo me la vedo un po' leggerina per la Liga, però ecco, anche lo scorso anno era così, però hanno Anche l'anno scorso erano i soliti. Comunque, boh, sì. Cioè, diciamo che comunque anche le altre non è che si siano rafforzate. Anche quelle che arrivano da giù, tranne il girone, non si sono rafforzate così tanto. Quindi, vedremo. passiamo adesso all'Espagnol, che ha un nuovo allenatore. Lo scorso anno Vicente Moreno è stato esonerato sul finale, proprio a 2 giorni della fine. È arrivato Diego Martinez, ex Granada. Addirittura alcune voci di mercato lo davano come sostituto di Lopetegui nel caso che il Basco fosse andato via dal Sevilla. In realtà è rimasto e Diego Martinez è arrivato all'Espagnol. L'Espagnol che ha preso il centravanti Joselu dall'Alavés, ottima presa, però c'è una patata bollente che ancora non è stata risolta, che è quella del futuro di Raúl de Tomás, in arte RDT, che non si sa se rimane, quindi andrà a far coppia con Joselu, o se verrà messo sul mercato. Quindi questo è un dubbio che tormenta un po' il futuro dell'Espagnol, perché da un lato si sognava una coppia d'attacco letale con Joselu e RDT, da un'altra RDT potrebbe partire, anche se le offerte che sembravano esserci tantissime non ci sono al momento. Diciamo che più che altro chiedono molti soldi e loro mi sembra che altri, no, più di 35 milioni non offrono e loro non gli va bene.
Il problema è che se una cosa è vendere Redete a inizio stagione e poi investire quei soldi, e un'altra cosa è aspettare la fine del campionato e quei soldi comunque non riuscire a migliorare la squadra. Però c'è da dire che l'Espanyol alla fine si è rafforzato abbastanza, perché oltre, come hai detto te, a Joselu, che io penso un ottimo attacco, uno dei migliori primi punti della Liga, hanno preso anche poi dopo Le Comte, il portiere, che lui l'anno scorso era all'Atletico Madrid come secondo portiere, però poi le stagioni prima era al Monaco, mi sembra anche al Montpellier, e Sì. fu anche chiamato in nazionale francese. Quindi vediamo, cioè, non, penso sia un ottimo portiere. E poi dopo hanno preso Brian Olivan Sì, da terzino dal Mallorca, sì. Mallorca, e io poi mi aspetto una oltre al Vinicius Tarocco che hanno preso, io mi aspetto una crescita da Melamed, il giovane dell'Espagnol, che secondo me, anche nell'intervista, anche lui l'ha detto: devo, questo è il mio anno, devo fare il grande salto. E io penso che, cioè, molto si affiderà anche alla sua crescita. Sì, ricordiamoci anche Javi Puado come mezza punta, ormai classe 98 è una certezza. E Melamed è un 2001, quindi lo scorso anno ha fatto diversi spezzoni, spesso titolare, diciamo, quasi sempre partendo dalla panchina, però secondo me, ecco, come hai detto tu, potrebbe essere la sua stagione, quella del definitivo salto. Questo Vinicius Tarocco, alias Vinicio Sousa, è un centrocampista che giocava in Belgio, diciamo un po' un'incognita. Ci può stare che sia un pacchetto, come lo chiamano in Spagna, una sola, oppure magari un giocatore di rivelazione. Qui un grosso punto interrogativo che sarà il campionato a darci la risposta. Ricordiamo, come hai detto tu, l'arrivo di Le Compte, ma anche la partenza di Diego Lopez, storico portiere, che ha 41 anni, se ancora giova, perché è passato a Rayo Vallecano. Sì. Comunque Hai sì, nominato? Sì. il Vinicius, ricordiamo che è un mediano, No, prende più cartellini gialli che gol. Mentre Diego Lopez è passato all'Espagnol, quindi nuovo tecnico, a Getafe è stata rinnovata la fiducia a Quique Sánchez Flores dopo la brillante salvezza lo scorso anno, perché quando arrivò riuscì a rindrizzare una baracca che faceva acqua da tutte le parti. Ricordiamo che dopo 11 giornate il Getafe aveva ottenuto solamente 3 punti frutto di 3 pareggi, quindi la situazione era più che disastrosa, ossia, diciamo, era una retrocessione quasi segnata, ma arrivò Quique e fu totalmente passata da 0 a 90 in poco tempo. E era una salvezza abbastanza tranquilla, perché già nelle ultime giornate si permisero addirittura di rilassarsi, perché, diciamo, era già acquisita. E è stata confermata la fiducia e sono state messe le basi per un nuovo Getafe, diciamo, meno bordalasiano di quello dello scorso anno. Sì. E sì, quest'anno il Getafe comunque ho visto anche ha fatto degli acquisti molto interessanti, oltre a riuscire a riprendere Mayoral, che l'anno scorso stette la seconda parte di stagione là in prestito, hanno preso Portu e Milla, che poi dopo anche Angileri, che è un difensore terzino sinistro che è giocato nel River. E prima nel Godoy Cruz, che ho visto era un'altra squadra del campionato argentino. E poi c'hanno comunque anche è una squadra che ha giocatori dello stesso livello, cioè non ha nessun gran campione, però c'è anche un buon ricambio, perché in centrocampo metti Miglia, Rambarri, proprio dopo c'hanno anche Alegna, Ianto, in attacco c'hanno un'Ali Mayoral, però comunque c'hanno Jaime Mata. Hanno comprato anche Seoane, che a me 2 anni fa lo seguo, 2 anni fa quando era con l'Huesca in prima squadra, è un ottimo centrocampista offensivo.
hanno preso Duarte dal Granada. Lo scorso anno Seoane esplose in seconda con 14 reti, è stato la perla del Huesca. Sì, quindi io penso hanno fatto veramente ottimi acquisti e anche in quantità, c'è da dire. Sì, adesso è una rosa molto più completa, lo scorso anno era un pochino più scarsa, infatti ecco c'era stato il problema dell'attacco, perché sì, Enes Unal ha tirato la carretta praticamente lui, però solamente sul finale di stagione con l'arrivo di Mayoral si videro delle, diciamo, un upgrade, perché prima c'era Sandro, però giocava, adesso Sandro credo che sia tornato a fine prestito alla squadra di appartenenza, mi sembra Huesca proprio, e non si sa adesso se ritornerà a Getafe oppure no. Comunque ecco, con l'arrivo di Mayoral ci fu un salto di qualità in avanti. Sì. Una squadra che invece è un'altra incognita del Girona, che ne ha promosso lo scorso anno, la promozione fu acquisita attraverso i playoff nella finale con il Tenerife, e la squadra è allenata da Michel Sanchez, che è ex giocatore proprio di Rayo Vallecano, di Almeria, di Murcia, e era passato anche lui per Huesca come allenatore, e questa è la sua terza esperienza sulla Liga. Anche qua è un po' un'incognita, perché la squadra, come abbiamo parlato prima dell'Almeria, è una squadra che è buona per la seconda, però per la Liga ancora sembra un po' leggerina. Non so. Più che altro non gli ho visto un... Allora, vabbè, non so se sei reso conto che mezzi acquisti arrivano in prestito dal City Group, perché sono arrivati Castellano dal New York City Group, Angel Herrera e Couto dal Manchester City, quindi si vede come si sono rinforzati attraverso prestiti delle loro squadre. E a differenza dell'Almeria, secondo me hanno fatto anche dei buoni acquisti, cioè no, non buoni acquisti, hanno preso buoni giocatori in prestito, perché hanno preso Riquelme, che a me mi piace molto, io pensavo rimanesse all'Atletico Madrid, invece no, è andato a farsi le ossa al Girona dopo un'ottima stagione in prestito, e al Mirandés, sbaglio? Sì, al Mirandés, sì. Mirandés. Poi dopo hanno preso Miguel Gutiérrez, anche lui del Real Madrid in prestito, più quelli che ti ho detto. E poi comunque hanno preso anche in difesa David Lopez, che serve per dare un po' esperienza. E non lo so, lo vedo... poi c'hanno Stuani, che comunque fa gol. Sì, molto, molto secondo me dipenderà dall'impatto di Castellano nella Liga, perché lo scorso anno fu il capocannoniere del campionato della MLS, e se riuscisse a ripetersi anche nella Liga, o quantomeno a dare quei 10-12 gol, fermo restando che Stuani farà la sua parte, perché lui l'anno scorso ha fatto 22 gol in seconda, probabilmente se riesce, ecco, fra Stuani e Castellano a mettere assieme una trentina di gol in due, poi ecco la cosa già può cambiare, perché se fai gol, poi la salvezza è più facile ottenerla. Ovviamente se Castellano non dovrebbe ripetere gli stessi numeri anche nel campionato spagnolo, allora diventa un po' difficile. Come hai detto tu, ci sono alcuni giovani interessanti. Io, per esempio, ne parlano tanto bene di Arnau Martinez, che è un terzino destro classe 2003, che lo scorso anno ha giocato titolare e quest'anno probabilmente, ecco, si alternerà con Riquelme sulla fascia destra. Credo che giochino con un 5-3-2, quindi ecco, sia Riquelme che Arnau Martinez dovranno fare tutta la fascia. E poi c'è un altro ragazzo anche, che Oscar Uregna, che lui è un attaccante, un esterno classe 2003, anche qua ne parlano tanto bene, potrebbe magari avere meno chance di Arnau Martinez, che in teoria parte titolare, però Uregna potremmo vederlo con qualche spezzone a partita in corso, staremo a vedere, ecco, se manterrà le promesse di lui si parla tanto bene. Sì, sì. Io su Castellanos ci credo, l'ho preso al fantacalcio spagnolo. Una scommessa vincente.
punti sul cavallo Mendosino. Un'altra squadra che sarà lì per lottare la salvezza è il Mallorca, che come abbiamo detto del Cadiz, anche il Mallorca beneficiò dello scorso anno del suicidio nell'ultima gara del Granada, e ottenendo la salvezza sul rotto della cuffia. E il Mallorca che è riuscito a fare un'importantissima operazione di mercato, ovvero il riscatto di Muriqi da Lazio, dove Muriqi era stato già nella seconda parte di stagione a Maiorca, e ecco, in un primo momento era destinato ad andare al Bruges, mi sembra, del campionato belga, e ecco, è stato riscattato invece alla fine dal Maiorca, così come Pablo Maffeo, che è stato riscattato dallo Stoccarda, e quindi rimarranno due questi giocatori importantissimi nello scacchiere di Aguirre, il messicano Javier Aguirre, che è stato confermato dopo aver fatto bene gli ultimi 2 mesi. Sì, alla fine hanno confermato i soliti, cioè, sicuramente la conferma di Maffeo e Muriqi è stata delle più importanti, perché gran parte della salvezza l'abbiamo dai gol di Muriqi. E poi hanno preso Copete, difensore, Sì, centrale. sì, e Rajkovic, il portiere, il nuovo portiere. Sì, questo è un acquisto importante perché lui è titolare, Rajkovic, il portiere titolare della Serbia che va ai mondiali, e lo scorso anno il ruolo del portiere, prima con Manolo Reina e poi con Sergio Rico, non ci fu troppa affidabilità. Quindi adesso arriva Rajkovic, che credo abbia sui 26-27 anni, quindi nel pieno della maturità. Il secondo è stato promosso in pianta stabile Leo Roman, che lo scorso anno aveva fatto anche qualche partita. Qua, ecco, sarà da capire se verranno fatti ulteriori acquisti, perché ecco, c'è dei dubbi sull'attacco, perché Muriqi da solo, con lui lo accompagnerà Angel o Abdon Pratt, però ecco, probabilmente interverranno di nuovo sul mercato per prendere un secondo attaccante, anche perché nelle ultime partite ha giocato con anche lui con il 5-3-2, quindi se gioca con una coppia di attaccanti servirà, ecco, anche numericamente un'altra punta. Sì, secondo me se non coprono qualcuno, o Muriqi ti arriva a fare 20 gol a stagione, o rischiano veramente, secondo me, rischiano la retrocessione. Sì, in effetti, ecco, come abbiamo detto prima, i gol sono fondamentali nella lotta per non retrocedere. Muriqi lo scorso anno fu, forse, al di là dei numeri, perché non mi sembra segnò 6 reti, Sì, non tantissimo sì, comunque. di cui 3 o 4 su rigore. Quindi al di là, credo che fu più un impatto emozionale, un po' mancava nella squadra un po' moscia dal punto di vista della leadership, quindi Sì, arrivò a era un Muriqi, giocatore. se la prese un po' sulle spalle, caricò un po' l'ambiente, quello secondo me aiutò molto. Però Sì, ecco, era dal più. punto di vista numerico anche lui è un po' un'incognita, vediamo, ecco, Sì. se riesce a fare quei 15-16 gol necessari alla salvezza. Sì, era quel giocatore carismatico di cui avevano bisogno. Vedremo come va. Lo scorso anno abbiamo detto che il Mallorca è stato con una vittoria all'ultima giornata sul campo dell'Osasuna, l'Osasuna che nelle ultime settimane non si giocava nulla, perché l'Osasuna è una squadra ormai abbonata al centro classifica, squadra solida, equilibrata, poco spettacolare, però molto redditizia. Il timbro di Jacopo Arrasate è quello lì, dal 2018 allenatore dell'Osasuna, della squadra di Pamplona. E la squadra è rimasta praticamente la stessa, escluso un paio di innesti tipo Moy Gomez e Rubén Peña dal Villarreal, e il portiere Aitor Fernández dal Sì. Levante. Ecco, se no, ecco, la squadra è sempre la solita, quindi ci aspetteremo più o meno il solito campionato. Sì, io mi aspetto che il Cimi Avila possa ritornare ai livelli di 2 anni fa, perché prima che si ruppe il crociato, l'anno scorso è stato più un anno di
ripresa. Vediamo se quest'anno riesce a avere i numeri di 2 anni fa, perché veramente è un ottimo attaccante. E poi, buono, ho preso Aitor, però no, non gli ho trovato tanto il senso né a lui né all'Osasuna, perché alla fine c'hanno già Sergio Herrera che gioca, che è portiere titolare. E Aitor, è vero che l'anno scorso con Levante giocò male, però 2 anni fa fu uno dei migliori portieri della Liga. Io pensavo che provasse un'esperienza dove ritornava a essere il portiere titolare e potesse farci vedere quel portiere che avevamo ammirato 2 anni fa. Invece, boh, forse ripartirà. Essendo di Pamplona, della Navarra, mi sembra forse la tornare verso casa, non lo so. Lui credo che è nativo di Mondragone, che non è troppo lontano da Sì. Mondragone, è fra San Sebastiano e Pamplona, quindi magari considerato che credo che abbia sui 32 anni, quindi magari è stato un riavvicinamento. Poi non è detto, è così, in teoria parte come riserva, però non è detto. Sì. Magari potrà avere le sue chance di giocare. Ricordiamo l'Osasuna dei giocatori chiave, che sono Moncaiola, Budimi, Kike Barca, i due Garcia, Unai, David Garcia. Poi ritroviamo sempre per il terzo anno consecutivo Manu Sanchez, terzino sinistro, classe 2000, di proprietà dell'Atletico Madrid, che per 3 anni a fila lo sta cedendo in prestito all'Osasuna. Io sinceramente su Manu Sanchez, considerato che l'Atletico Madrid su quella fascia ha più incognite che certezze, Sì. l'avrei tenuto a Madrid, Sì. visto che lì fra Lodi addirittura ci ha provato Saúl in questi amichevoli, oppure Hermoso, a volte ci sono Carrasco alla fine Carrasco ci sulla mettono sempre. fascia. Sì, secondo me io l'avrei tenuto, anche perché quantomeno è un di ruolo e ha dimostrato nella Liga di poter giocare, perché Sì, in sì. questa stagione giocavo sempre titolare, quindi, però questo non C'è c'è. da dire che l'Osasuna è vero che ha comprato poco, però non ha venduto né Moncaiola né Garcia all'Athletic Bilbao, che comunque sarebbero state due grosse perdite che avrebbero indebolito la squadra. Sì, anche questo è vero, perché ormai l'ossatura quella là, e l'Athletic Bilbao, visto che non c'ha grossi bacini dove può abboccare per gli acquisti, considerata Politica. la politica, ecco, di acquisti di solo i giocatori dello Scaleria, quindi ovviamente Pamplona, come la Navarra, è una delle province dell'antica Scaleria, quindi tutti i giocatori che Navarri sono acquistabili dall'Atletico Bilbao. Sì. Atletico Bilbao, che era l'ex squadra di Andoni Iraola, da giocatore, Andoni Iraola che si sta facendo un nome come allenatore del Rayo Vallecano già la terza stagione a Vallecas. La scorsa stagione fu l'autentica sorpresa, perché a inizio campionato la davano per spacciata e poi fece una brillantissima salvezza, incluso in alcuni momenti fino a Natale viaggiava al quarto, quinto posto, e è stata a lungo la squadra con miglior rendimento casalingo non solo di Spagna, ma di tutta Europa, anche davanti al Bayern o al Paris Saint-Germain. Quindi fu una meritata sorpresa da parte di Andoni Iraola, e quest'anno anche più o meno il gruppo è rimasto lo stesso, qualche innesto, staremo a vedere ecco se si riusciranno a ripetere. Sì, la verità che sì. Comunque i giocatori super giù sono i soliti. L'unico dubbio che ho, poi dopo te mi dirai, è che non c'hanno più Guardiola in attacco, c'hanno solamente Falcao, che sappiamo che Falcao ne gioca due sì e cinque no. Quindi probabilmente è il più grosso punto interrogativo. Infatti cercano una prima punta, si parlava anche di Diego Costa, rifacevano l'attacco storico, però poi dopo hanno preso Lejeune, no, che poi è francese, quindi si pronuncia sicuramente in un'altra maniera, Sarà Lejeune, sì, se dall'Alavés, che è un buon difensore. Hanno preso Diego Lopez, vediamo se giocherà.
E poi hanno preso Rubén Peña. Comunque è una squadra che del giocare in casa fa la sua forza. E poi dopo è molto tosta, è difficile da battere. Io penso che devono prendere la prima punta, però se riescono a prendersi una prima punta potrebbero. Anche loro si potrebbero salvarsi un'altra volta tranquillamente. Te cosa ne Sì. pensi, Muri? Sì, anche secondo me c'è un po' l'incognita davanti. È arrivato Sergio Camello dall'Atletico Madrid Bravo. in prestito, che lo scorso anno ha fatto 15 gol col Mirandés in seconda. Sinceramente, non so quanto potrà ripetersi nella Liga. Staremo a vedere, ecco, come hai detto tu. Secondo me, sono d'accordo. La partita di Sergio Guardiola è importante, anche perché. A parte i gol, faceva un sacco di lavoro di pressing, correva come un matto, era un ossessionato. E quindi la riserva che ha giocato spesso come punta, Anteca, sinceramente non è nemmeno una prima punta di ruolo. Ci ha giocato, però è stato più adattato in qualcosa. Sì. È arrivato Salvi dal Cais, per esempio, che farà un po' probabilmente per fare il fiatà a Issi Palason o Alvaro Garcia. Poi il resto, ecco, i giocatori chiavi sono sempre i soliti: Oscar Trejo, Baliu, Fran García, Catena, Santi Comesaña. Diciamo, l'ossatura è quella lì, con i suoi pro e i suoi contro. Quindi sì, dipenderà molto da quanto fa il capo da stare integro e se arrivasse ecco, una punta che possa garantire quei 10-12 gol, allora. Sì, sarà più o meno ripeteranno lo stesso campionato dello scorso anno. Non ci spostiamo tanto che da Vallecas passiamo a Chamartín e questo Real Madrid di Carletto Ancelotti che lo scorso anno stupì l'Europa intera con le sue remontadas in Europa. Ha vinto la Liga quasi in carrozza perché forse più per mancanza di avversari che per meriti, però anche se, ecco, come si dice, non ha sbagliato, non hanno perso punti, ovviamente, ecco, mentre le altre facevano a gara chi perdeva più punti in maniera ridicola, e quindi Barcellona si è svegliato tardi, l'Atletico Madrid lo stesso, l'unica squadra che era stata un po' in scia al Real Madrid era stata il Sevilla, però parliamo di a distanza di 7-8 punti che possono diventare 10-12 col passare del tempo. Quindi, diciamo, quest'anno la cosa si farà un pochino più difficile perché Barcellona ha alzato un po' l'asticella e il mancato arrivo di Mbappé, che tutti sognavano il nuovo idolo del Bernabéu, non si è materializzato. Sono arrivati Rudiger per rinforzare la difesa, è arrivato Tchouaméni per rinforzare il centrocampo. Siamo giocatori interessanti per completare una rosa che è sempre aggrappata ai soliti noti. Sì, sicuramente come hai detto te sarà una liga molto più interessante perché l'Atletico lo vedo più quadrato e più solido, più costante. Barcellona abbiamo detto che si è rinforzato tantissimo, quindi sarà una liga molto più con una lotta al titolo più avvincente. E il Real Madrid, sì, c'ha sempre i soliti, hanno speso per Tchouaméni 80 milioni mi sembra, o ancora Sì, più di più. 80 milioni. Sì, quindi fanno sempre loro i loro pochi acquisti, ma costosi, però stanno ringiovanendo il centrocampo e poco a poco Camavinga giocherà sempre di più e Tchouaméni sostituirà Casemiro, che comunque Casemiro alla fine non è nemmeno così vecchio, mi sembra che abbia 32 anni. Quelli che stanno più avanti dell'età sono Modric e Kroos. E poi c'hai un Rodrigo con più esperienza, un Vinicius che vabbè, è esploso, dovrà mantenere i livelli dell'anno scorso. E Valverde. il solito, sì, Valverde è una costante da 2 o 3 anni, due, diciamo. Comunque sì, è un'ottima squadra, quadrata. Io speravo
che comprassero qualcosa di più, anche perché stanno dando via tutti gli attaccanti. Ora loro continuano a credere che che Benzema è eterno e indistruttibile. Io lo spero per il Real Madrid, però una seconda punta, diciamo anche un trentenne con esperienza che può far rifiatare, io l'avrei preso, perché poi hanno provato anche Hazard e falso 9, però anche Hazard è uno che lui si rompe sempre, e dicono che quest'anno si è messo a dieta, che è in forma, che corre. Io mi aspetto qualcosa, un segnale di vita da parte di Hazard, perché ecco, veramente per quello che l'hanno pagato e per rendimento e per partite giocate è stato un disastro. Probabilmente il rapporto qualità-prezzo, forse peggior acquisto di sempre. Sì. Ovviamente non è colpa sua, cioè è colpa sua fino a un certo punto, perché gli infortuni purtroppo troncano una carriera, però ecco, mi aspetto che quest'anno lui si è operato per rimuovere tipo una placca che c'era sulla caviglia e gli stava molto fastidio, e sembrerebbe che avrebbe cioè, teoricamente recuperato un po' di brillantezza. Vediamo un po', ecco, come hai detto tu, se Benzema prende raffreddore sono guai. Ora non so se Mariano alla fine rimarrà, però Mariano cioè, Ma non ci crede nemmeno Ancelotti, non ci crede Mariano. nemmeno lui, forse stesso lui. Avevo letto, ecco, fra le pretendenti di RDT poteva esserci anche Real Madrid, però non credo che adesso, se veramente chiedono se i 70 milioni della clausola, il Madrid si compra RDT per 70 milioni. Cioè, nel senso, magari se glielo piazzano a 20-25, magari. Visto l'esperienza avuta con Jovic, ecco, prende un giocatore così che lo metti da panchina, poi quando entra non ti rende, quindi ecco, non so, ecco, se possa essere una soluzione quella, Sì. però stiamo a vedere. Sicuramente, ecco, finché Benzema, Vinicius, Modric continueranno a illuminare il palcoscenico, ne vedremo sempre delle belle, soprattutto in Europa. Sì. Bueno, da un Real a una Real, perché la Real Sociedad è il Real Madrid è maschile, la Real Sociedad è femminile come sostantivo. Una Real che ha investito abbastanza durante l'estate, sono visti dei cambi, per esempio sono andati via giocatori storici come Porto, Januzaj, Zaldúa, per esempio. E Sorlotto che era in prestito e andato via, quindi ecco, ci sono state delle novità, soprattutto in avanti, dove è arrivato Brais Méndez a centrocampo, e Kubo è arrivato dal Mallorca, è stato acquistato proprio da Real Madrid. Il Real Madrid ha conservato una percentuale sulla una futura vendita, però ecco, Kubo cerca il riscatto come lo fece Odegaard qualche anno fa ad Anoeta, che si rilanciò la propria carriera. Staremo a vedere se Imanol riuscirà anche con Kubo a trasformarlo in un giocatore. Sì. Sì, la Real Sociedad, devo dire, è una delle squadre che più mi piace per gli acquisti che ha fatto. E Kubo è quello che più mi sdubbia, perché comunque l'anno scorso, la prima parte di stagione al Villarreal, non giocò proprio, e la seconda parte di stagione al Mallorca, anche lì non fu il Kubo che si vide 2 stagioni prima, che era molto più costante. Però hanno preso Brais Méndez, che lui sì che è una sicurezza. Hanno preso il giovane Alicho, che è giovane, però comunque che ci hanno speso, quindi vuol dire che credono in lui. Poi è ritornato Barrancheta, o Barren, non so come si Barrenechea, pronuncia. sì, anche lui Dai. era stato infortunato a lungo, lo stesso Oyarzabal, che probabilmente rimarrà Sì. fuori fino a ottobre,
Questa è una perdita abbastanza importante, per questo hanno cercato di investire su quei ruoli con Kubo, rientro di Barnechea, con questo Ali Choi, per esempio, verso un esterno, hanno cercato di investire su quella zona del campo, vista l'assenza di Oyarzabal. Sì. Però secondo me quest'anno forse riuscì, cioè, lotterà per arrivare in Champions League. Non so se per quanto per meriti suoi o per demeriti delle altre che comunque non stanno investendo tanto. Sì, poi ricordiamo che Isak è rimasto, attaccante svedese, e è rientrato dall'infortunio anche Carlos Fernandez, che secondo me potrebbe essere la sorpresa di questa Real Sociedad. Soprattutto adesso che Sorloth è andato via, ha più chance di giocare, e secondo me, alternandosi a Isak, secondo me potrebbe essere l'annata dove si rilancia dopo essere stato fermo considerato un anno dall'infortunio. E spero anche di rivedere in campo più spesso Yaramendi, perché anche lui è tormentatissimo dagli infortuni. In questo precampionato ha giocato qualche partita, speriamo che, ecco, possa continuare a giocare anche lui, non, magari non sempre, non titolare, anche perché in quella zona del campo c'è già Merino, c'è Zubimendi, però, ecco, secondo me potrebbe, ecco, ritornare in campo, soprattutto considerato che sono in Europa, quindi, ecco, ci sarà spazio per fare turnover. Sì, è vero quello che hai detto di Carlos Fernandez, perché c'è da ricordare che 2 anni fa nel Granada fece un'ottima stagione e l'anno scorso per infortunio fu rotto, però secondo me se sta in forma può aiutare molto la Real Sociedad. E niente, detto tutto, non lo so. Passiamo al Sevilla, che ieri ha annunciato l'arrivo di Isco, che è svincolato dal Real Madrid. Finalmente troveremo Isco in una squadra differente dal Real, dove negli ultimi anni ha scaldato praticamente la panchina. Un giocatore dal suo talento era un po' sprecato. Adesso lo vedremo veramente in una realtà che secondo me è più a sua dimensione. Il Sevilla, che ha perso i due difensori centrali come Diego Carlos e Koundé, e lasciano un profondo vuoto. È arrivato Marcao, che attualmente è infortunato. È arrivato Alex Telles, terzino sinistro dal Manchester United, che andrà a fare competizione con Acuña. E poi sono rimasti soliti Suso, Papu Gomez, Lamela, Ocampos. Anche se, ecco, alcuni giocatori chiave sono su quell'età, Fernando, Rakitic, Navas, sono tutti oltre i 35 anni, e secondo me alla lunga questo pagherà. Non so, Lopetegui al terzo anno a Siviglia, io ho dei dubbi che possa ripetere le ultime 2 stagioni, dove alla fine non sono andati manco male, perché sono sempre stati fra i primi quattro, comodamente centrando il posto in Champions League. Però secondo me quest'anno soffriranno molto di più per centrare un posto in Europa. Eh sì, allora, cosa ti dico? Sicuramente hanno gli acquisti, mi ero bloccato. gli acquisti di Telles, secondo me, non l'ho visto un acquisto molto interessante, cioè sì, un buon acquisto, però c'è una Acuña che comunque l'anno scorso ha sempre fatto bene, quindi ci erano ruoli sarebbero stati interessanti ricoprire, come hai detto te, i difensori centrali, perché senza Diego Carlos e Koundé al momento hanno preso solamente Marcão e poi giocano con Rekic al momento. E boh, non lo so. E poi sì, Isco è un acquisto interessantissimo, vediamo se ha voglia di rimettersi in gioco, se sarà possibile riammirare l'Isco del Malaga dei primi anni del Real Madrid, e anche perché l'anno scorso Lopetegui spesso giocava con 4-2-3-1 con Rakitic alla fine quasi come più trequartista che mezzala, e quindi sarebbe anche un ruolo molto che si addice molto alle caratteristiche sue. E
Niente, poi cioè, boh, questo ho dei dubbi, io ho dei dubbi sul Sì, io da dopo, come ho detto, il rendimento poi di Fernando Rakitic, che sono ultra quasi quarantenni, anche Navas, eh. Navas lo stesso, però Navas più o meno c'è il Montiel che si può, che Sì. teoricamente va a titolare, però davanti sono tutti questi mezzi giocatori che sì, Rafa Mir ancora non è esploso del tutto, Nesiri lo stesso. Nesiri gioca una bene, una male. Non lo so, non mi ha mai convinto del tutto. Poi ci sono tutti questi mezzi giocatori tipo Lamela, Suso, che sono spesso infortunati. Ocampos, ok, anche lui si infortuna. Ocampos è redditizio, nel senso quando gioca, gioca e gioca bene, però anche lui tende a infortunarsi. Però poi c'è Papu Gomez, lo stesso, è spesso infortunato. Qua gente che con uno starnuto si infortuna, e l'anno scorso. Furono costretti a prendere in prestito Martial dal Manchester United perché non avevano più Sì, sono, esterni. Poi sì. penso anche Tecatito Corona e fu un buon acquisto quello, sì. Però ecco, Martial fu abbastanza deludente. Però ecco, ho dei dubbi un po', ecco, ogni zona del campo, solo in porta con Bono sono sicuro, ecco, perché è uno dei migliori Sì, portieri della Liga. effettivamente Quello sono tantissimi punti interrogativi, non c'è nessuno che può dire di lui mi fido ciecamente. E poi boh, forse riescono tutti a mettersi a giocare benissimo e fanno una stagione impressionante. ovviamente senza grossi infortuni, magari ecco, trovano la continuità, però poi ecco, bisogna vedere poi sul campo. Sì. Certo, se a Siviglia hanno tanti punti interrogativi, a Valencia Non ce ne n'è parliamo. uno che è immenso, grandissimo, che è legato alla gestione del club. Diciamo, rimanendo prettamente sullo sportivo, ecco, è stato chiamato Gattuso, Alenà, però ecco, c'è un caos immenso all'ora di pianificare la nuova stagione dal punto di vista della rosa, che ieri è partito Guedes, destinazione Wolverhampton, e sono arrivati Samu Castillejo dal Milan, Samuel Lino che è stato girato dall'Atletico Madrid, sono due esterni offensivi, però ecco, Gattuso c'è una in mano al momento una squadra abbastanza scarna, sempre che rimangano Gaia e Soler. Anche questo va visto se non venderanno anche loro. Sì, ma sì, il Valencia, sai, io dalla fine, da tifoso del Valencia, mi dispiace questa situazione, perché comunque uno vede che non hanno proprio un progetto davanti, perché Castillejo è arrivato, ma cioè, è arrivato proprio a zero, cioè, te l'hanno messo su un piatto d'argento, se no probabilmente non sarebbe nemmeno arrivato lui. E poi dopo arriva giocatori come Samuellino, poi si parlava anche di Riquelme, che poi vabbè è andato al Girona, però tutti i giocatori che arrivano in prestito, a me non mi piace, perché proprio vedi che non c'è nessun progetto nel futuro di questa squadra. Si cerca di sopravvivere e poi forse più avanti riusciranno a vendere la squadra, e nel mentre si vive tra metà classifica più toccando la parte destra. E Gattuso sì, si è messo in un bel rafano, però è un rafano che crescerà ancora di più, perché comunque Soler e Gaia non li vendono, ma il prossimo anno andranno via a zero, quindi non so cosa sia meglio. Sì, può essere che le spingano fuori, nel senso che già quest'anno magari prima della fine del mercato gli trovano una sistemazione, Sì. pur di farci prendere qualche soldo, Sì. anche C'è da se dire poi. che, però, Sì. che Gattuso al momento sta piacendo per il suo maniera di lavorare, di approcciarsi con i giocatori. Poi ha messo un 4-3-3 che è abbastanza stabile in campo. Quindi con il poco che ha, alla gente sta piacendo quello che sta facendo Gattuso.
Però una cosa sono le amichevoli, un'altra cosa sono poi dopo quando iniziano le partite serie. Sì, staremo a vedere. Secondo me, ecco, è presto per fare conclusioni sul Valenza, perché secondo me fino all'ultimo minuto di mercato si inventeranno qualcosa, qualche giocatore che magari George Mendes sposta qualche pedina di qua di là, magari dalle sue squadre amiche, che ce l'ha tante. E quindi magari ecco, arriverà qualche prestito di qualche giocatore che alla fine si ritrova chiuso. Per esempio, ho letto l'interessamento su Nico González del Barcellona. Se magari non andasse via De Jong, allora magari lo cedono in prestito per mancanza di spazio. Magari Ilaís Moriba potrebbe tornare di nuovo, come potrebbe ritornare di nuovo Brian Hill. Cioè, sono tutte operazioni che queste fino all'ultimo secondo è difficile calcolarle, perché poi ecco, si può aprire l'opportunità all'ultimo momento come una partita a scacchi: un giocatore si sposta da una parte e l'altro si muove su un'altra, quindi a scalare e l'ultimo lo prende il Valencia. A proposito di Valencia, salutiamo Alessio De Vecchi che ci manda un saluto da Alicante, ci dice che a Valencia era a Valencia, ha visto un sacco di gente con la maglia dei pipistrelli, non pensava a tanta passione. Ciao Alessio, e ricordiamo che Alessio è uno dei gestori della pagina dei Colchoneros italiano, Atletico Madrid Italia, quindi invitiamo a seguire anche la pagina del loro. E con Alessio siamo sempre in contatto, abbiamo fatto anche qualche mese fa uno speciale non con Alessio, con l'altro ragazzo che gestisse la pagina, abbiamo fatto uno speciale proprio sui Colchoneros. Ma andiamo avanti. Passiamo al Valladolid, l'altra neopromossa assieme ad Almeria e Girona. Un Valladolid di proprietà di Ronaldo, che ha fatto il cammino di Santiago con la bicicletta elettrica per festeggiare il ritorno dello Spuscellano nella Liga. E Valladolid, che al momento non ha fatto grossi acquisti, è arrivato il portiere Asenjo, che ha lasciato Villarreal per tornare a Valladolid, è arrivato Sergio Scudero, terzino sinistro ex Granada, è stato riscattato Monchu, è stato riscattato Gonzalo Plata, un'ala classe 2002 ecuadoregno. E ecco, anche qua ti ho confermato Paqueta, e la squadra è. Lo scorso anno l'attaccante israeliano Weisman, autore di 20 reti, quest'anno al momento è infortunato e salterà probabilmente l'inizio stagione, quindi non sappiamo esattamente se andranno alla ricerca di un altro attaccante oppure ecco, aspetteranno il rientro di Weisman, che dovrebbe rimanere fuori più o meno un mesetto da quello che si legge sui giornali. Come vedi questo Valladolid? Allora, io ti faccio una domanda. Secondo te, fino a... Cioè, loro c'hanno il ritorno di Sergi Guardiola, che è tornato. Ora, io comunque vedevo che nei titolari mettono sempre al momento Sergio Leone, che era come il secondo attaccante dopo Weisman. Però non so se hai visto l'infortunio di Weisman e giocherà lui. E poi come lo vedono? Vabbè, no, Scudero è un ottimo acquisto, però Asenjo anche, perché è vero che l'anno scorso con il Villarreal non ha giocato, ma è due anni, fino a quando non arrivò Rulli era titolare, ha ottime prestazioni, però non lo so, no, non te lo so dire. Molti è vero che sono il Real Valladolid ha fatto Era 2 anni fa era in primera, poi è bajato e poi è risalito un'altra volta. Quindi molti sono anche quelli di un anno, di 2 anni fa, e forse riescono con più esperienza a mantenersi un'altra volta. Però ho un grosso punto interrogativo sulla loro permanenza. Sì, anche secondo me, ecco, la vedo abbastanza fiacca come squadra. Poi, ecco, è lo stesso discorso che facevamo del Rayo Vallecano lo scorso anno e si salvano evidentemente. Però, ecco, al momento non vedo una squadra che possa salvarsi con tranquillità. La vedo che sarà lì per
per lottare la salvezza fino all'ultimo. Ovviamente, ecco, come hai detto tu, dipende da Weisman, se si ripeterà anche nella Liga, perché ecco, le 20 reti sono state segnate in seconda. E secondo me, io credo che Sergio Guardiola, non so, credo che abbia poco feeling con l'allenatore, per questo l'anno scorso fu ceduto e per questo probabilmente quest'anno verrà riceduto o non ci punteranno. Altrimenti sarebbe logico tenerselo quantomeno per coprire l'assenza adesso di Weisman, ma anche come alternativa. Però ecco, secondo me ecco, c'è qualcosa, scarso feeling con Paqueta o con la società, per questo è sul piede di partenza. Siamo alla fine. Come? Siamo alla fine. Sì, qua per completare abbiamo la 20ª squadra che è Villarreal. Villarreal che di nuovo è con una Emery in panchina, confermatissimo. Villarreal che giocherà la Conference League e che ha avuto alcune operazioni di mercato come Morales, per esempio il capitano, il comandante Morales da Levante, è arrivato Pepe Reina che ha preso il posto di Asenjo che è partito per Valladolid e poi sarà a vedere come gestirà alcuni giovani Unai Emery, perché si parla tanto bene di questo Nicolas Jackson, senegalese classe 2000, che fu il protagonista della promozione del Villarreal B in seconda divisione. È un classe 2001, è un attaccante, potrebbe venire promosso in pianta stabile in prima squadra. E con lui Alex Baena, un altro 2001 che lo scorso anno fece benissimo a Girona, una mezza punta che con la partenza di Moi Gomez e con il mancato riscatto, almeno finora, di Giovanni Lo Celso, potrebbe trovare molto molto spazio. Poi ecco, c'è da capire davanti. Se rimarrà Danjuma, Gerard Moreno rimarrà anche se attualmente è infortunato, e poi se metteranno un altro attaccante, abbiamo parlato prima di Sadiq dell'Almeria, avevo letto di Cavani, ci sarà da capire adesso un po' se si rinforzeranno là davanti, premesso che Blas Diarra e Paco Alcácer non rientrano nei piani di Emery. Sì, e allora secondo me il Villarreal no, alla fine non ha preso quasi nessuno. Non è una squadra che mi dà tanta sicurezza, soprattutto anche perché l'anno scorso è arrivata settima e quest'anno giocherà la Conference League e ha perso lo Chelsea, che erano giocatori fondamentali nella manovra offensiva. E quindi boh, che dire, ho un grosso punto interrogativo su di loro. E molto faranno, come hai detto te, i giovani, perché Nicolas Jackson comunque tutti amichevoli le ha fatte, ha segnato anche molti gol, Baena ha fatto moltissimi assist, però poi hanno preso anche Femenia, che è un difensore che servirà per far fiatare soprattutto al Biol, perché non ce l'hanno. Alla fine hanno preso Mandi, però Mandi comunque anche lui non gioca tanto. E boh, io penso che se loro avessero voluto, cioè per lottare qualcosa di più, che era quello che avevamo visto negli ultimi anni, fare al Villarreal, c'era bisogno di spendere qualcosina di più. E invece continuano a credere nella politica dei giovani, che comunque alla fine dei giovani sta funzionando. E vediamo se riusciranno, forse venderanno qualcuno, perché Danny Juman non è così contento di rimanere. E Yeremy Pino ha offerte dalla Premier. E quindi forse vendono qualcuna di queste seconde punte, visto che ce n'hanno tante, e cercano di rinforzare l'attacco, cioè la prima punta, che è un ruolo che hanno più scoperto, perché, come hai detto te, Yuri, Baye Dia e Paco Alcácer no, non rientrano nei piani.
Sì, Gioia Moreno è spesso infortunato, sta un po' perdendo colpi a livello fisico, quindi non dà più la garanzia. Beh, rispetto allo scorso anno, va detto che lo scorso anno fecero la Champions League, dove arrivarono alla semifinale, quindi fu un grandissimo dispendio di energie che alla fine pagarono nella Liga. Quest'anno la Conference sarà meno esigente dal punto di vista delle prestazioni, quindi magari ci sarà più possibilità di fare delle rotazioni, perché alla fine dello scorso anno giocavano i titolari in Champions, soprattutto nella seconda parte, e poi si ritrovavano a giocare parte dei titolari anche nella Liga con alcuni cambi. Però alla fine poi le prestazioni scemarono proprio per questo, perché non potevano, soprattutto ecco, non potevano giocare ai titolari nella Liga. Va ricordato che Pau Torres, corteggiato da tante squadre, è rimasto, quindi secondo me è una buona cosa questa, perché ecco, altrimenti si sarebbe dovuto investire pesantemente anche in difesa, visto che Albiol va per i 38 Sì. e è rientrato dal Jorge Cuenca, era stato in prestito al Getafe, probabilmente verrà mantenuto in rosa, non verrà riceduto, quindi ecco, c'è sempre Parejo, Capoue, Coquelin, la squadra, diciamo, L'ossatura c'è. sì, è disegnata attorno a questi qua, diciamo, sono stati hanno Trigueros, per esempio, sono andati via Iborra, Mario Gaspar, Moy Gomez, Rubén Peña, gente che comunque si era un po' finita ai margini del progetto. E vediamo anche l'utilizzo di Morales, per esempio, se lo farà giocare come seconda punta nel 4-4-2, più che come esterno puro, perché a Levante lui giocava praticamente alla sinistra, però secondo me, considerato che a sinistra c'è già, di solito fa giocare spesso Coquelin come falso esterno, diciamo, dà la possibilità a Pedraza o all'altro esterno sinistro di scendere sulla fascia. Quindi probabilmente Morales giocherà più come seconda punta che come esterno puro. Sì. Però ecco, secondo me, considerato che non avranno lo sforzo della Champions, secondo me potrebbero puntare perlomeno al quarto posto. Te pensi fino al quarto? Sì, secondo me l'obiettivo stagionale è il quarto posto. Ovviamente ci sono squadre come Sevilla, Real Sociedad che sono lì a lottare, però la vedo un pochino meglio, per esempio, dell'Athletic Bilbao o del Celta Vigo, per esempio. Ecco, la vedo allo stesso piano del Betis, per esempio. Ecco. Secondo me, poi dipende, ecco, perché se Gerard Moreno sta bene, che ti fa i 20 gol stagionali come 2 anni fa, allora cambia la faccenda. Quindi ci Secondo sono me tutto tante va. incognite. Sì. Secondo me va tutto se riescono a comprare una prima punta e poi comunque i Coquelin, Capoue, Parejo, che comunque iniziano ad avere già la loro età, e Albiol riescono a reggere tutta la stagione. Questo è il mio punto interrogativo, perché non vedo grandi ricambi dietro. Sì, anche questo è vero. Sì, la difesa, se Albiol inizia a perdere colpi, la difesa potrebbe risentirsene. Vediamo anche, ecco, come ho detto, Cuenca rientra dal prestito a Getafe dove ha giocato titolare, quindi ha dimostrato di poter giocare nella Liga, quindi non vedo perché non possa fare ricambio a Albiol. Questo va detto. Però ecco, se dovessi investire, oltre alla punta, investirei anche su un difensore, anche perché poi Pau Torres, alla fine, o prima o dopo lo perdi, perché magari il prossimo anno, se non è quest'anno, arriva il prossimo anno l'offerta e se ne va. Quindi ecco, c'è anche questo, va messo in conto. Però, no, Bene, torniamo alle partite del prossimo fine settimana, quindi si parte Osasuna-Sevilla e a chiudere Betis-Elche. Facciamo un mini pronostico, non dico della Liga, perché tanto non,
automaticamente non ci azzecchiamo. Magari facciamo di questa prima giornata, facciamo un piccolo Va bene, pronostico. vai, vediamo un Parto po'. io faccio la colonna di sinistra, tu fai quella di destra. Io dico Osasuna Sevilla un pareggio, poi Valladolid Villarreal, dico un altro pareggio, Cadiz Real Sociedad, punto una vittoria degli Xuri Urdin in trasferta, Almeria Real Madrid, un bel 2 per la vittoria dei Blancos di Carletto Ancelotti, e Getafe Atletico Madrid, Vai. una Va vittoria dell'Atletico. bene. Allora, Celta Vigo Espanyol Questa sfida e molto interessante. infatti c'ho dubbi perché sono due. Dico pareggio. Barcellona-Rayo, vittoria del Barcellona. Valencia-Girona e dico pareggio. Athletic Mallorca e vince l'Athletic in casa, però perché gioca in casa, e Betis Elche, vittoria del Betis. Ok, hai tanti dubbi sul Valencia, quindi. Ho tanti dubbi sul Valencia, che secondo me il Girona può fare anche bene questa stagione, io non lo so, sì, però dico un pareggio, cioè non lo so, ero sdubbiato tra la vittoria del Valencia e il pareggio. Questa è una partita secondo me abbastanza interessante perché, ripeto, il Valencia gioca in casa, comunque sì, è vero che è un cantiere in corso, però perlomeno davanti alla propria tifoseria vorrà far bene. Il Girona, sai, quando è una neopromossa esordisce, c'è sempre quel timore, oh, siamo in una promossa, andiamoci per esempio l'Almeria che gioca con il Madrid, sì, gioca in casa, però diciamo, giochi con il Real Madrid, quindi alla fine se becchi un gol poi dici ok, dai, qua Sì. perdiamo. Il Girona va a Valencia un po' con fiducia perché sa, dice, oh, andiamo a Valencia, giochiamo con una squadra, un cantiere in corso, proviamo a fare il colpaccio. Quindi secondo me ne esce una ottima partita. Secondo Sì. me è una partita abbastanza interessante. Ok, Filippo. Abbiamo quasi, avevamo puntato sull'ora e mezzo, siamo sull'ora e 26, quindi siamo rientrati sui tempi di marcia. Non siamo stati bravi. E abbiamo fatto comunque sì, ecco, un buon resoconto. Ovviamente dovremmo rifare questa trasmissione alla fine del mercato, perché lo scorso anno feci una trasmissione all'inizio mercato, cioè all'inizio temporada, che aveva delle novità. E dopo la fine del mercato dovremmo rifare quasi completamente un nuovo Tutto da riepilogo capo. perché è cambiato tanto. Quindi sicuramente ecco, ti invito a inizio settembre A tenermi libero. per una nuova trasmissione con le ultimissime della Liga e faremo il Va punto su questo mese di agosto e come aveva iniziato la stagione. bene. Va bene, Niente, ti perfetto. ringrazio i nostri spettatori che ci hanno seguito. Ricordo che questo video rimarrà sulla nostra pagina Facebook, ma anche sulla nostra pagina YouTube. Quindi vi invito, per chi non l'avesse visto, di seguirci qua e seguirci sui no nostri social, sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina di Filippo Serie A versus La Liga, dove vengono fatti sempre questi confronti fra il campionato italiano e quello spagnolo, sempre piacevole vedere i due campionati a confronto. E niente, vi auguriamo un buon lunedì, buon inizio settimana e una buona serata. Ciao a tutti, arrivederci, ciao ciao, Ciao. adios.